Perfetto. Ecco Roberto, con anche Mara. Benvenuto, Bene. benvenuti. Grazie a tutti. Benvenuti a Perfetto. tutti, benvenuti a questo nuovo incontro organizzato dalle Edizioni Enea, questo nuovo format, conversazione, incontro con l'autore in cui incontriamo i nostri autori, ci confrontiamo. Approfondiamo le tematiche che nei loro libri e anche nella loro vita intendono portare avanti e approfondire. Questa sera abbiamo con noi Roberto Calcaterra, autore di due libri per l'edizione Enea, libro appena uscito A tavola con gli archetipi, relazione tra i 12 archetipi e il cibo, e autore qualche anno fa di Malattia, Cibo e Destino, riflessioni e racconti dal cuore di un medico. Roberto è un medico, gastroenterologo e omeopata, si occupa di intolleranze alimentari da oltre 20 anni e di come queste possono condizionare la nostra alimentazione, la nostra vita sociale e la nostra felicità. Questa è una brevissima descrizione delle tantissime cose che fai. Quindi Roberto è un nostro autore, un medico. In realtà gli anni passano, quindi l'esperto ormai sono 35 anni, Ok, va perché ormai bene. sono anni Aggiorneremo di anche. laurea quest'anno. Sì, ahimè. E quindi, insomma, ci fa piacere incontrare Roberto, oltre ad essere un nostro autore, anche un amico, insomma, con cui abbiamo tanti aspetti in comune, insomma, abbiamo tante scelte che ci avvicinano. Che condividiamo tanti, tanti valori dall'alimentazione all'educazione, a un approccio, diciamo, al mondo e al vivere olistico che cerca di includere, diciamo, tutti quegli aspetti che oggi possono apparire frammentati e in realtà hanno dietro un disegno che è molto importante, ecco, per poter dare senso, significato e forza alle nostre vite. Roberto, tra l'altro, è marito anche di Mara, di Noia, che è un'altra, insomma, ha scritto per noi un altro libro, quindi diciamo che siamo proprio in famiglia. E, ci racconti, insomma, qualcosa di più di te, Roberto, di quello che fai, del lavoro, diciamo, che stai Allora. andando avanti, sì. E poi, insomma, arriveremo a entrare anche nello specifico di quest'ultimo libro che hai scritto, e visto che in questo format non abbiamo mai parlato anche del primo tuo libro, magari insomma raccontiamo qualcosa anche di questa tua prima esperienza con noi. Certo. No, niente, io nasco come medico convenzionale, diciamo, ho fatto la mia carriera in ospedale, universitaria, mi occupavo soprattutto di epatologia e ho una tesi sperimentale sul piccolo tumore del fegato, pubblicata, e quindi ero avviato a quel tipo di carriera. Poi mi sono reso conto che in realtà ero una formica che parlava due formiche, cioè paziente non era più al centro della mia attenzione, ma era diventato gli studi clinici piuttosto che quello che doveva essere dimostrato. Avevo un ambulatorio dove vedevo pazienti che avevano sempre lo stesso problema, quindi vedevo la medicina da una serratura, se vuoi, no? Quindi ho scelto a quel punto di uscire dall'ospedale, dalla clinica e fare il medico di famiglia, per avere un contatto diretto col paziente, con la malattia, quello per cui avevo studiato. E anche lì è andato molto bene e a un certo punto di nuovo sono andato in crisi, nel momento in cui vedevo che i pazienti in realtà richiedevano da me non consigli, non cure, ma bensì farmaci. Cioè, quindi davanti anche delle evidenze dove un cambiamento di vita, di abitudini era fondamentale per cominciare a risolvere i problemi, le persone farmaco e esami, prestazioni. E a quel punto ho cominciato a indagare altrove perché ero diventato una specie di jukebox della medicina. A domanda risponda, non ne sbagliavo una, c'era un problema o anche la soluzione, ma era anche qui, no? Avevo perso di vista chi era il paziente, no? E allora ho iniziato a studiare
un po' le altre medicine, dall'omeopatia, all'omopsicologia, la kinesiologia applicate, ho fatto diverse esperienze, l'ultima che ho concluso qualche anno fa sulla medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, quindi mi sono fatto un'idea pian piano, che però era già radicata dentro di me, in cui il paziente deve essere veramente il centro dell'attenzione e soprattutto l'unicità del paziente. Non esiste la cura della polmonite, esiste la cura di quel paziente che ha la polmonite, perché ce l'ha solo lui così. E ha avuto una polmonite perché il suo sistema immunitario è messo in un determinato modo, perché ha uno stile di vita fatto in un determinato modo, perché ha una predisposizione e perché a volte poi questi anni, soprattutto approfondito le tematiche relate all'omatopsichica o alla psicosomatica, c'è anche un conflitto in atto. Quindi davanti a una malattia bisogna comprendere qual è il conflitto. E davanti a una malattia o anche un sintomo ricorrente o a una predisposizione per una malattia, io devo fare una riflessione, cioè devo attuare un cambiamento. Cioè, se ci sono dei segnali già evidenti o che si stanno annunciando o purtroppo sono segnali che sono già conclamati, io non posso limitarmi a curare, cioè a togliere il sintomo, a pensare di risolvere. Io devo capire il perché ho questa malattia. Quindi la malattia sottende un bisogno di cambiamento per andare oltre quello che è la malattia. Quindi dare anche al malato, alla malattia stessa, una dignità diversa. Quindi la malattia è importante perché è un momento in cui noi dovremmo andare in crisi, farci delle domande e trovare delle risposte che ci portano a evolvere, andare oltre. Quindi la malattia diventa addirittura quasi necessaria in un certo senso. È sempre necessaria se vediamo anche la nostra vita da un punto di vista spirituale. Ecco, mi rendo conto che di questo i medici parlano molto poco. Noi siamo, e lo sai bene, sposiamo la stessa fede in un certo senso, siamo tutto quello che mangiamo, quindi davanti a un problema la prima cosa che devo cambiare è l'alimentazione. Non posso pensare che una patologia non risenta in senso benefico di un cambio di alimentazione, no? E quello dipende da me. Devo capire cosa mangio, cosa non dovrei mangiare e una volta che ho cambiato alimentazione, avviare un processo di detossificazione. Quindi si inizia così di solito. Poi c'è la parte, chiamiamola somatopsichica, psicosomatica, cioè il linguaggio dell'organo e il linguaggio della malattia. Anche qui retaggio perso, dobbiamo tornare ai medici socratici, ai medici del Settecento forse, dopodiché si è perso traccia del messaggio che è nascosto negli organi, quindi cosa il corpo ci racconta simbologicamente attraverso una patologia organica, no? Ormai è tutto anticorpo, antigeni, immunocomplesso. Chi è questo paziente? Sfugge, sfugge di più, no? Invece è proprio nella vita del paziente. C'è stato un mio maestro che chiedeva al paziente la narrazione, no, della sua vita, perché in quella pagina, proprio in quella pagina del libro della sua vita, è nata la malattia. È nata quel giorno perché molto probabilmente c'era un conflitto e da quel conflitto irrisolto poi parte tutto questo progetto che è nel nostro corpo per farci comprendere alcune cose. E L'aspetto che ho quindi amato fin dall'inizio, un aspetto che ho amato dimmi. tantissimo nei libri fin dall'inizio è proprio come tu, nelle tue spiegazioni, cioè non sono spiegazioni aride o sospese per aria, ma c'è sempre la storia dei tuoi pazienti, la storia delle persone che vengono da te e che in qualche modo dimostrano, raccontano quello che tu stai dicendo con la loro vita, con le loro scelte, con le loro difficoltà. E quindi sono libri molto, anche molto intimi per tanti aspetti e che
fanno fare al lettore un viaggio molto particolare, perché insomma ci sono concetti spirituali, ci sono informazioni tecniche e ci sono spezzoni di vita vissuta, di vita reale. Questa cosa è molto, molto bella, molto importante. Sai, è un modo anche per permettere al paziente di riconoscersi, no? Perché nel primo libro è anche questo dove ci sono gli archetipi, che sono queste figure, diciamo, mitologiche che appartengono all'inconscio collettivo e ogni archetipo sono 12, c'è un'ombra e una luce. In ogni capitolo, quindi in ogni archetipo, questo archetipo prende voce e comincia a narrare chi è attraverso la vicenda di una persona, che è quasi sempre un mio paziente o l'insieme di alcuni miei pazienti o una parte di me, perché ogni volta che incontriamo un paziente, il paziente ha a disposizione quel poco che sappiamo, quel tanto che cerchiamo di metterci, tutto quello che abbiamo, ma in realtà sono lì per farci capire anche chi siamo. Ma io veramente, ma non sto scherzando, ogni volta che vedo un paziente, alla fine dentro di me lo ringrazio perché mi ha fatto riflettere su alcune cose. E chi fa questo lavoro spesso vede, ha scoperto che ci sono periodi dove vede quasi sempre i pazienti con una patologia molto simile. E questi vengono per curare il medico, non per farsi curare in un certo senso. E ogni volta che un paziente propongo un cambiamento, è un cambiamento che ho già fatto io. È molto facile in apparente salute con un camice bianco dietro una scrivania predicare. Faccia questo, poi ecco, se tu non l'hai fatto come medico, allora io credo che tu sia, non dico poco credibile, ma non passi questo messaggio. E quello che dico, ridendo e scherzando, no? Se ce l'ho fatta io, che sono una persona qualsiasi, tutt'altro che eccezionale, ecco, allora forse lo puoi fare anche tu. Perché non lo fai? Perché forse sei ancora un bambino, allora magari io ti devo prendere per mano. Rassicurarti, questa cosa si può fare, non ci sono problemi, ci sono difficoltà, ma le difficoltà si risolvono e questo viaggio l'ho già fatto io, no? Quindi affidiamoci, come ce l'ho fatto io, ce lo fai tu, anche perché poi ci affidiamo insieme al grande guaritore che è l'universo. Quindi prima stavo accennando la parte spirituale, sai. Molti pochi medici parlano di questa parte, che secondo me è imprescindibile nella cura, no? I medici sono sempre stati i sacerdoti, gli stregoni, i sciamani, cioè, vedi, il prete o il sacerdote, dovrebbe essere colui che porta Dio, la parola di Dio agli uomini. Io credo che il medico debba portare gli uomini a Dio, in un certo senso. Cioè portarli a riscoprire la loro spiritualità, la loro parte interiore, là dove c'è ogni possibilità di cura e dove forse è nata anche la malattia. Io vedo tante persone che si ammalano perché forse hanno perso veramente di vista il perché sono sulla terra. Cioè sono preda di questo vortice di vita frenetica. Con tanti benefit, con tante, diciamo, anche ricompense che però rendono l'uomo altamente infelice, perché si parla solo di materia, in certo senso. Ecco, quindi, poi per l'amor del cielo, noi siamo tra terra e cielo, non possiamo pensare di essere solo cielo, perché forse allora. Prendiamo il volo, non ci siamo più, non possiamo essere solo terra. Ecco, questo è il grande messaggio. Io vedo che il grosso problema della salute pubblica che sta veramente
distruggendo un certo tipo di sanità pubblica, no? Perché non c'è più, non ci sono più risorse. È vero che sono state sciupate, che i soldi vengono destinati dove non dovrebbero essere. È anche vero che la gente, poverina, insomma, quello, fa quello che può, ma però mediamente vuole mangiare, bere, divertirsi e pensare di star bene. Ecco, è quello che gli è stato detto, no? Tu fai, acquista, mangia questo, vai là, sarai felice. Così, non è così. Ecco, quindi c'è una sorta di malessere generale, no? Ecco, quindi la gente sta male perché si sta male in genere. Ecco, allora riportare magari anche un messaggio, no? Di cambiamento, di riflessione sul perché facciamo un certo tipo di vita e trovare in altro magari uno scopo, no? Vedi, nel secondo libro è scritto nel suo Wen antico, che è il più antico libro di medicina, medicina cinese, che risale a più di 3.000 anni prima di Cristo, è scritto che Shen, che è la scintilla, scende dal cielo per darci un compito e poi gestire il destino attraverso il fluire dell'energia. Allora dobbiamo un'energia che deve fluire. E qui parliamo di energia, quindi qualcosa che non è misurabile e che chiaramente non esiste. Cioè, noi abbiamo una medicina delle evidenze. Tutto ciò che non è dimostrabile non esiste, ma c'è un qualcosa che va oltre ciò che è stato dimostrato. Noi siamo veramente una medicina della materia che è stata improntata sullo studio del cadavere, no? Quindi noi ci formiamo come medici sullo studio di anatomia patologica, su qualcosa che non è vitale, non studiamo la vita e c'è invece un'energia che è più importante forse dell'organo, no? Però non essendo misurata, ti ripeto, si parlano di cose che sfuggono, che non sono, cioè bisogna essere un po' evoluti per riuscire a comprendere questa cosa. E a volte, vedi, vedo persone che, avendo perso veramente lo scopo per cui sono state chiamate sulla Terra, se la prendono col destino. Quindi non c'è l'energia, addirittura il destino è contro. Quindi il mondo ce l'hanno con loro, sono sfigati e le relazioni vanno mai bene, ma ti sei solamente perso. E quello dell'evidenza, vedi, è un grosso limite. E anche questo qui è una riflessione che ho fatto da epatologo, no? Io, ripeto, mi occupavo di quello, ho scritto su epatologi, su gastroenterologi, ma lavori anche importanti che però nessuno ha mai letto, se non un gastroenterologo o un epatologo. Questa è anche la follia, no? Che ci si parla tra di noi. No? Quindi, e secondo me, non so, ho capito perché ho studiato soprattutto quello. L'altra sera un mio amico cardiologo, che non vedo da anni, che è appena andato in pensione dal San Paolo, mi ha detto: ma se tu avevi già da subito una visione epatocentrica, cosa vuol dire? Vedi, perché ci si ammala, no? Soprattutto perché ci si ammala attraverso l'alimento, no? Noi mangiamo, siamo convinti di mangiare alcune cose e in realtà ne mangiamo altre. Ormai è evidente, no? La contraffazione degli alimenti, le intossicazioni, farmaci, antibiotici che vengono dati soprattutto agli animali che poi finiscono sulle tavole di tutti, o anche pesticidi, piuttosto che sostanze tossiche che vengono poi invece immesse nel mercato, nelle coltivazioni, anche quelle intensive, no? Quindi dove c'è sempre un re. Allora, noi ci ammaliamo per questi alimenti, no? Sicuramente, qualsiasi patologia io abbia, il substrato biochimico è sempre un alimento, non nasce da solo, no? Non me ne accorgo, perché parlavo prima della mia esperienza relata alle intolleranze alimentari, dove tutti parlano e poco si sa. Siamo sempre lì perché non è comunque, non c'è un test riconosciuto, no? Quindi uno parla di intolleranza alimentare, sembra
per la medicina tradizionale uno un po' farneticante, no? In realtà questi alimenti nascono dandoci direttamente dei problemi già fin da bambini. Non ce ne accorgiamo perché, a differenza dell'allergia che dà un segnale immediato, l'eventuale sintomo arriva dopo 2 o 3 giorni. Quindi io oggi sto male, penso che a quello che ho mangiato ieri sera e non è quello che ho mangiato a Pasqua che mi fa male adesso. Mangio oggi, starò male venerdì. Ecco, quindi io non capisco, non ho una relazione diretta, quindi non, è difficile che io prenda un provvedimento. Non solo Anche lo stile di ali. vita non aiuta, lo stile di vita non aiuta, ritmi Cioè, stressati, poi dorme male. comunque questi alimenti anche ad arte, perché sono pieni di sostanze che ci dopano, liberano veramente delle endorfine, no? E quindi neurotrasmettitori simili alle endorfine. Quindi sono alimenti che mi gratificano, mi pacificano, mi drogano, e ne divento dipendente. Chi è che elimina queste tossine? È il fegato, che ha questa grande funzione di essere organo emuntorio. E qui arriviamo al primo grande problema. 2024 non abbiamo un esame biochimico strumentale che dica quanto il fegato elimini tossine. Non c'è. Quindi, non essendo misurabile, non esiste. Nessuno ne parla. Cioè, nessuno dice, ma sa come va il suo fegato. Il fegato, a un certo punto, e parlo di 20 anni, e mica 100 anni, a 20 anni non è più in grado di eliminare queste tossine. Cosa fa? Le veicola altrove. Allora, per contiguità, l'apparato digerente. Quindi il tubo digerente è figlio del fegato. Non può avere un problema un tubo. Il tubo è un vuoto, è un viscere. Il problema di un viscere è chi regola il viscere, quindi fegato, in questo caso pancreas e vie biliari. Attraverso il circolo enterepatico queste tossine colpiscono l'apparato digerente. Usa la pelle, con buona pace dei cari colleghi dermatologi, cui ho anche tante amicizie, però ecco, la pelle viene vista come un involucro che deve essere sempre bello. In realtà la pelle è figlia del fegato, quindi tutto ciò che esce sulla pelle è ciò che deve uscire. E io spesso ho solo il cortisone come arma, che me lo rimanda dentro. Usa l'apparato respiratorio, tutti questi bambini sempre pieni di muco, raffreddati, togliessero il latte, starebbero già meglio. Usa il sistema renale. Il sistema renale sono anche le malattie cardiovascolari. Quindi forse tutte le patologie della nostra società del benessere nascono da un'intossicazione profonda del fegato che io non so misurare. Quindi non so misurare, non esiste. E cosa faccio? Vado a curare laddove questa intossicazione si esprime. Quindi ho mal di stomaco, non curo il fegato, vado dal gastroenterologo. Ho la dermatite, non curo il fegato, vado dal dermatologo. Ho l'asma, non vado dal pneumologo. Cioè vado alla pneumologo, non curo il fegato e se mi si alza la pressione, e cosa succede a questo punto? Che devo dare dei farmaci e quindi vado a sovraccaricare ulteriormente il fegato, che il fegato ha già a che fare con gli alimenti, gli additivi, eccetera, e si trova anche a dover gestire dei farmaci. E quindi c'è un'escalation, il motivo per cui noi non guariamo una patologia, non c'è una patologia se non quelle acute, che guariscono apparentemente, no? Perché poi io curo la polmonite con l'antibiotico, non ho capito, e me ne verrà un'altra ancora, no? Ecco, quindi tendo comunque a cronicizzare tutte le malattie. Anzi, questo tipo di alimentazione, questo modo di affrontare il disagio sta creando patologie sempre più diffuse che prima non c'erano. Io la fibromialgia 10 anni fa era difficile che la vedessi. La sclerosi multipla era rara. Tutte queste malattie autoimmuni, tiroiditi, pancreatiti, problemi articolari, sono patologie che prima non c'erano. C'è un'esplosione di un certo tipo anche di neoplasie. Ecco, e quindi è Tra una medicina. l'altro, Roberto, ho un piccolo spoiler perché in giro c'è molto Sì. poco. Abbiamo in lavorazione proprio un Sì. libro sulla fibromialgia, il Bello. dolore che cammina, un percorso tra Oriente e Occidente. Carlo De Stanislao è un bravissimo medico, esperto di medicina tradizionale cinese. E, insomma, stiamo lavorando anche su questo libro molto interessante, un altro argomento di cui si parla molto, molto poco. Sì, magari ci parlerò con questo collega. Io credo
nel primo libro c'era un capitolo, si chiamava Il sito dell'anima. Titolo un po' così, stavi, i miei titoli sai che sono un po' bizzarro, fanno un po' così per colpire. Vedi, queste malattie sono del connettivo, no? E cos'è il connettivo? Il connettivo, anche qui si parla una connettività, vabbè, è uno spazio tra una cellula e l'altra. Quindi tu non lo vedi il connettivo in un certo senso. Io chiamo non spazio perché le cellule sono attaccate fino a un certo punto, dove ogni cellula è in contatto con l'altra, dove vengono scambiati tutti i messaggi di informazione, dove ci sono tutte le regolazioni neuroendocrine e dove c'è un'energia che circola. Vedi, se io e te non fossimo così distanti e ci stringessimo la mano, perché le mie cellule non si mischiano con le tue? Cioè, la mia mano rimane nella mia mano, la tua, e siamo attaccate, perché io ho un'energia che tiene le cellule nel mio corpo e tu la tua. Quindi questa energia, che poi nel momento in cui invece cesseremo di vivere, se ne va, esce dal corpo, e a quel punto tutte le mie cellule tornano, ognuno per conto proprio, si spargeranno e si mischieranno. Allora, nel connettivo, questo soffio vitale è lo shen, è l'anima. Quindi le malattie, secondo me, quello che ho detto quarto d'ora fa, le malattie del connettivo sono malattie dell'anima. Hanno perso la connessione con lo shen. E quindi sono difficili da guarire, perché sono malattie che colpiscono nel profondo. Sono malattie che comunque hanno a che fare col sistema autoimmunitario. Il sistema autoimmunitario, quindi l'autoimmunità, quindi gli anticorpi contro il nostro corpo, vuol dire che noi abbiamo in atto un processo di autodistruzione e quindi siamo diventati il nemico. Cioè il corpo è il nemico dell'anima, o meglio, l'anima si difende da questo nemico. E quindi andare a vedere, beh, dietro la matrice delle malattie autoimmuni, anticorpi contro noi stessi, c'è anche nel primo libro, è sicuramente il senso di colpa, no? Noi ci autodistruggiamo per delle colpe, perché ci siamo nella nostra mente e etimologicamente mente, quindi non c'è la verità nella mente, no? La mente è, noi siamo figli di Cartesio, purtroppo, e quindi siamo ancora convinti che tutto quello che io penso sia la realtà, se una cosa Non non la basta, penso, vediamo. Jeff. Aspetta che disattivo l'audio, scusa, ecco fatto. Sì. Vai avanti, vai avanti. Ecco, dicevo, quindi sono convinto che se una cosa è nella mia mente è reale ed è la verità, in realtà la mente è condizionata, quella che io chiamo mente, dal dolore che ho dentro di me. Quindi nella mia mente ci sono tutti i giudizi, i pregiudizi, le strutture, le sovrastrutture che mi hanno appiccicato fin da bambino, no? Quindi quello che io penso sia reale è in realtà una proiezione artefatta della mia mente, no? E ogni archetipo declina questi meccanismi in un modo Sì. diverso, è Cioè, molto interessante. a livello, questo c'era nel primo libro, a livello proprio strutturale, quindi parliamo di neuroscienze, sono le cicatrici che noi formiamo, sono cicatrici di risposta al dolore, no? E sono cicatrici che noi formiamo a livello di corteccia cerebrale, no? Noi nasciamo e abbiamo un inconscio che è già pieno di dolore, no? Perché nasciamo e abbiamo già dentro il dolore di ci ha dato la luce dei nonni, insomma, almeno 7 generazioni. Quindi quello che io penso di solito, ho rimosso nell'inconscio, no? Come se fosse un cesto dove butto dentro, no? L'inconscio è un pieno. Io nasco e ho già tutto il dolore dell'essere umano, non ce ne sta più, no? Allora, un nuovo dolore, parlo già del bambino, viene
registrato dall'ipotalamo, che è un po' la scatola nera, e trasferito subito a livello di corteccia cerebrale. E c'è la memoria fatta di granulazioni. Problema, la corteccia cerebrale è fatta di aree associative, per cui io per associazione quel dolore tutta la vita lo vivrò. Cioè, quindi se ho un'area visiva attivata, perché da bambino ho visto qualcosa che sarebbe stato meglio non vedessi in quanto bambino, e poi però tutta la vita sarà il mio problema, non potrò vederlo. Quella frase, quella parola, quel giudizio che mi hanno fatto star male, tutta la vita poi mi faranno star male. Se si blocca un'area motoria, poi quel gesto io non lo posso fare, non lo posso vedere fare, non lo imparo, no? E lo stress che poi diventa malattia è fuggire da questo dolore, no? E quindi noi ci si ammala perché scappiamo dalla possibilità di dover rivedere il dolore. In realtà è come se questo dolore ci anticipasse. A discorso invece di archetipi, vedi quello che ti ho detto, che è quell'inconscio che è già pieno, noi nasciamo nel nostro cervello. Abbiamo tutti introiettati in questa memoria dell'inconscio familiare e anche dell'inconscio invece sociale, che è relato alle figure degli archetipi. Questi appartengono un po' a tutte le culture, a tutte le religioni. Sono quelle maschere, quei personaggi che fanno parte del nostro corredo. Allora, nella vita spesso ahimè, sopravvivere invece che vivere, una di queste maschere prende il sopravvento, no? Quindi noi nasciamo e li abbiamo tutti. E anzi, c'è un bel pensiero che è partito da Jung e poi è stato portato avanti da Person, che identifica una sorta di viaggio dell'eroe, no? Quindi noi, attraverso la conoscenza, e in un certo senso la trascendenza, da un archetipo possiamo passare da un archetipo all'altro, c'è quindi una sorta di viaggio dell'eroe, no? Quindi si nasce innocenti, si dovrebbe morire saggi. In mezzo ci sono una serie di passaggi. In noi ci sono tutti, quindi in un momento della nostra vita magari ci sono più archetipi che stanno lavorando. A volte però un archetipo prende il predominio, quindi se io ho, perché sono stato educato così purtroppo, no? L'archetipo del guerriero, e poi tutta la vita questo guerriero prenderà la mia vita, farò una vita con il guerriero, no? E la mia idea, da cui è nato questo libro, è che davanti a delle evidenze, no? Molto veramente quasi scontate, pazienti che conosco, pazienti evoluti, ho visto in loro l'incapacità di fare un cambiamento alimentare, cosa che secondo me davanti a una patologia, se intelligente, hai capito perché no, è l'archetipo che te lo impedisce, perché questo archetipo richiede il cibo, no? Quindi ho messo in relazione il bisogno di ogni archetipo di essere alimentato in un determinato modo. Quando te l'avevo accennato 2 anni fa e ti avevo proposto un titolo quasi un po' ridicolo, dimmi come mangio e ti dirò chi sei, no? In un certo senso. Ti dico qual è il tuo problema. Difatti, alla fine del libro c'è una sorta di autotest dove uno si può rivedere e capire in quale archetipo è bloccato e poi la possibilità, leggendo, magari studiando, facendosi carico del proprio percorso, riesce a capire che poi l'archetipo progredisce, quindi rinuncio a quell'archetipo del guerriero e comincio a diventare ricercatore, cerco la mia strada, fonderò il mio regno, come nelle trame, il percorso dell'eroe è la traccia che viene usata nei racconti di avventura, nei romanzi di avventura e nei film dove c'è l'eroe che deve conquistare. C'è sempre l'eroe che parte, che cade, poi si ritrova, cerca il Graal e lo trova, fonda il suo regno e poi in teoria dovrebbe vivere
in maniera saggia. Ecco, poi in realtà la nostra vita si ferma a volte per mille motivi prima di aver compiuto questo percorso. Ci sarà la prossima vita, non è che è finita qua, no? Quindi, però ecco, riuscire a comprendere che a volte un cambiamento alimentare ti può permettere di fare questa cosa. Quindi ha un duplice aspetto. Il cambiamento, se entro in un nuovo archetipo, ho bisogno di mangiare in un altro modo. Perché l'alimento a questo punto è l'energia per far sì che questo archetipo prenda forma. E Posso al sopravvivere. contrario, se cambio alimento, scopro che magari dentro di me c'è un archetipo che aveva alzato il ditino e dice: ma toccherebbe a me, dammi un pochettino di spazio, insomma. Ecco. Quindi questa è un'idea, non mi pare che sia stata, ma a parte che di alimentazione non è che ci sono molti libri molto tecnici, diciamo, no? Che poi pongano l'alimento con la parte emozionale, psichica e spirituale, ecco, non siamo ancora in tanti, no? Ma ti ripeto, perché la gente è ferma altrove. Però il nostro lavoro, mio, tuo e di tanti altri, io vedo che sta progredendo. Anche il discorso di etica alimentare, chiamiamola così, io vedo che è stato un po' osteggiato una decina di anni fa abbiamo cercato un po' di, tra virgolette, di demonizzare, fare la guerra. Adesso poi la gente in realtà lo sta chiedendo e quindi ci si deve arrendere alla richiesta di alcune persone che hanno capito che forse ci stanno imbrogliando, insomma, che quindi non entriamo in tante altre cose di cui potremmo parlare, perché insomma poi magari si toccano anche dei temi che sono ancora caldi e insomma, però tutti sanno come la penso io, come la pensi tu, eccetera. Però, ecco, il mondo in un certo senso si sta un po' svegliando. Ecco, e io credo che il mondo sia pieno di persone di buona volontà, no? Ecco, quindi, perché poi occorre la volontà. Non è facile, a volte è come andare controcorrente e a volte, sai, ti viene il dubbio perché se tutti vanno alla parte contraria, ti viene a dire: ma non è che sono contromano io, no? Perché ce lo siamo chiesti, no? Qualche volta, non è che sono io così, no? In realtà, era nel primo libro, questa società sta andando verso il baratro, non ha futuro, no? Non puoi consumare su ciò che non è più consumabile, non puoi avere 8 telefoni, no, è finita. Allora, noi che ci siamo arrivati un pochettino quasi all'orlo, abbiamo avuto la fortuna e la grazia di avere dei figli, no? E quindi che sono piccoli, no? E quindi questi figli ci stanno chiedendo un mondo che non può essere quello lì, no? Quindi ci è stato dato un grosso regalo, no? Quindi un incentivo a far sì che insieme si torni un po' indietro, lasciamoli andare, insomma, poi qualcuno lo capirà e c'è altro, ecco, non c'è solo questo modo di vivere, di agire e di curarsi. Ecco, in un certo senso. Poi, per l'amor del cielo, non è che io sia nemico della medicina, la conosco, l'apprezzo, perché se tu hai la polmonite e tu devi prendere l'antibiotico più potente in modo che tu possa guarire nel minor tempo possibile e tu ti riprenda velocemente, però devo capire perché hai avuto la polmonite. No? Non è sfiga, non è un colpo d'aria, non è un accidente, era un momento in cui il tuo sistema immunitario era molto depresso, quindi cosa mangiavi, che stile di vita avevi, forse se il polmone era relato all'aria, e l'aria era libertà, magari un momento in cui un certo tipo di libertà non ti era concessa, no? Poi per la medicina cinese lo Shen diventa la tristezza, quindi se è un momento difficile dove ti viene anche la polmonite, cosa fai? Ti devi fermare in casa, figuri, ti fermi 20 giorni, il mondo va avanti anche senza di te, no? Quindi piccola riflessione,
E poi riparti magari con più energia, e, però anche lì se tu hai capito che magari il tuo sistema immunitario lo costruisci attraverso l'alimentazione, perché il 90% degli anticorpi li forma il microbioma, e quindi quello che io mangio, perché il microbioma si nutre solo di quello che io mangio, no? Quindi al di là del digerire e non digerire, questo microbioma forma il 90% degli anticorpi, sono gli anticorpi di risposta. Quindi il mio sistema anticorpale in prima linea me lo gioco nell'intestino. Il 95% della serotonina viene prodotta dal microbioma attraverso l'assorbimento del triptofano, no? Quindi il mio buon umore dipende dal microbioma e quindi dipende da quello che mangio. È vero che se sono un po' triste, un po' depresso, poi non digerisco, no? E magari mi danno un antidepressivo. È vero che se mangio male un microbioma che non produce serotonina, sono un po' depresso. Mi danno un probiotico e guarisce l'ansia che avevo, quindi antidepressivo verso probiotico. Mi sembra che non ci sia discussione su quale sia la strada migliore, no? Chiaramente, però siamo sempre lì di alimentazione. Io vedo tanti miei colleghi, ma anche gastroenterologi, no? Quindi parliamo del tubo digerente, che davanti a un rettocolito ulceroso morbo di Crohn ti dicono: lei mangi quello che vuole, l'alimento non c'entra nulla, basta che faccia la cura, prenda la Col, eccetera. Quindi se neanche un problema del tubo digerente è relato all'alimentazione, allora mangiamo i sassi, no? Non lo so, è veramente, a volte sono stupito, ma io vedo diete di persone con il diabete insulino dipendente che escono posso fare il nome, dal San Raffaele. Io ci ho lavorato, percorso anche di diabetologia, l'ho fatto lì, c'era professor Pozza, un luminare. Ecco, escono con la dieta dove c'è mezzo panino, 70 grammi di pasta e un bicchiere di vino. Due insuline, tre cose, faccia gli esami. Cioè, sono diete che non possono che complicarlo il tuo diabete. Poi è vero, perché c'è sempre poverino come farà dopo. E poverino come farà dopo, No, certo, guarda. Va bene così, è una scelta, no? Per l'amor del cielo. Ma io vedo persone che si fanno l'insulina e poi si mangiano due fette di colomba. Spiegaglielo, insomma. Ripeto, però è molto più comodo prendere dei farmaci, fare la vita un po' così dissennata. Sai, adesso parlo qui dallo studio che ho sul Naviglio, no? Quindi siamo qui belli tranquilli. Adesso esco e c'è Gardaland qua fuori. Cioè, tu esci qua e dici: il mondo sta per finire, no? Sono tutte gente con in mano l'aperitivo, quell'altra la sigaretta elettronica, con davanti tutte le schifezze che il mondo peggiori può dare. Età media 25 anni, e tu dici: o intanto me lo chiedo, io che lavoro faccio? Cioè, veramente, no? Ti chiedi, però, dai, non abbiamo speranze, insomma. Qualche domenica fa con Mara eravamo in centro, c'era una coda di ragazzi, ma sarà stato un migliaio, davanti a Mondadori, ma che sta... erano in coda per una copia e firma di uno scrittore che non conosco. Poi magari sarà anche un giovane TikToker che ha messo scherzo. Comunque erano in coda per comprare un libro. Ecco, non per comprare un panino da McDonald's. Ecco, questo, sai, mi ha fatto star bene vedere che comunque, ecco, no, anche tra i giovani, ma poi tu vedi anche nell'esperienza, nella tua scuola, la scuola di tua madre, la scuola Simo, la quantità di ragazzi giovani che ci sono. E poi anche le scuole che hanno fatto i nostri ragazzi, eccetera, Italiane, sì, quanti sono. famiglie con bambine, cioè, delle domande se le sono fatte, si stanno dando delle risposte, no? Io sono comunque, no, sto scherzando, veramente ottimista, perché poi la realtà è inconfutabile, no? Quindi le persone a un certo punto, io vedo tante persone che vengono da me perché sono
l'altra campana e a volte anche l'ultima campana, no? Per l'amor di Dio, poi io non curo nulla, non ho mai guarito una persona, giuro, ho solo cercato di dar loro degli strumenti e di aiutarli, quello che ti ho detto, li prendo per mano. E però sono sempre di più, no? Queste persone che, perché poi la medicina convenzionale, così com'è, non porta tanto dolore alla fine, no? Certo, abbiamo un paio di domande. Una non ho capito se è un taglio un pochino psicosomatico o che rapporto tu hai con questa disciplina. Matteo, parla di una reazione di arrossamento della pelle provocata da creme e cosmetici testati anche su persone allergiche, gravemente allergiche. Che cosa vuol dire? Si può dire che il fegato è interessato? Adesso, ovviamente è Cioè, una domanda molto se questa specifica. è, sì, certo. Poi ci sono delle creme che sono piene di additivi, di sostanze che di per sé sono tossiche e che comunque interagiscono col microbioma della pelle anche lì. Quindi c'è una sensibilità che è individuale. Il mio microbioma ce l'ho solo io. E quindi questa sostanza molto ovviamente reagisce col microbioma perché è fatto in un certo modo. Però quel microbioma è relato alla mia alimentazione e sicuramente è relato al fegato. Vedi, io sono stato un bambino problematico, sono stato un bambino problematico, no? A 14 anni ero 90 kg, alto 1,60 m, avevo gli occhiali spessi così, no? Quindi, poi ho fatto alcuni cambiamenti. E per esempio la pelle è sempre stato un mio punto delicato, no? Io se cadevo le ferite non si rimarginavano, mettevo una pomata e stavo peggio. Ho fatto 3 ricoveri in via pace. E alla fine mi curavano con una crema, la crema dei frati, fate bene fratelli, si chiamava crema all'acqua. Acqua distillata, ossido di zinco, talco veneto e una terza, con niente insomma. E però cosa mangiavo? Cioè, tu non hai idea. La merenda più sana che mi dava mia madre era pane, burro e zucchero, che insomma sarà buona, ma non, no, ma sai quando si dice adesso i bambini mangiano malissimo, noi sì che mangiavamo bene, ma mica vero, cioè. Io a 3 anni ho tolto le tonsille, a 11 l'appendice, ma anche mio fratello, mio cugino, tutti, tanto, quindi eravamo già intossicati da allora, no? Non c'era cultura, i primi che hanno mangiato queste bistecche agli estrogeni e quindi ci siamo ammalati. E ti dicevo, io poi se non potevo espormi al sole perché qua dove ho il collo, mi venivano degli arrossamenti, poi mi grattavo, prendendo in giro mi diceva che potevo cuocerci una bistecca, no? Ed ero arrivato al delirio di prendere il cortisone prima di espormi al sole, no? Quando ero ancora questo giovane medico che faceva l'epatologo. Ecco. Poi una volta che ho cambiato alimentazione e mi sono preso cura di alcune cose, io adesso mi espongo, anzi Mara si arrabbia perché non mi metto la protezione solare. Dicevo, ma io non, cioè la mia pelle è come quella di un dinosauro, cioè non mi succede niente, no, è liscissima, è morbida, ma assolutamente non ho più problemi di pelle. Una volta avevo delle eruzioni cutanee sulle mani d'inverno, mi fasciavo, sembravo Padre Pio, perché avevo vergogna, faccio il test kinesiologico con le piaghe sulle mani, no, figurati, io non metto neanche la crema per le mani. Ecco, questo per dire che disintossicare il fegato, cambiare il microbiota, ti fa cambiare anche nel tuo rapporto con la cute e su ciò che entra con la cute. Certo che se metto il catrame è logico, no? E poi ci sono comunque delle. Adesso comunque c'è una cosmesi che è migliorata, no? Dove non vengono più testati sugli animali, soprattutto, no? Perché questa è un'altra grande pecca degli anni 70-80, no? Insomma, dove poi pensando che siccome non fa male al topo, fa bene a me, ecco, no? Non funziona un microbiota diverso, no? Siamo
Al di là delle povere animali che gli mettevano il catrame addosso, poi io non sono mica un topo, cioè, insomma, anche no, ecco, sono un altro animale, insomma, un po' più grandino. Quindi l'idea di questo ragazzo credo che dovrebbe fare una bella pulizia del fegato. Vedere un po' il suo stile di vita, quello che mangia, e la pelle comunque è l'ultima barriera tra noi e gli altri. Quindi parliamo di somatopsichica o psicosomatica, a me piace più somatopsichica, è meno abusato. Quindi sulla pelle esce anche il disagio che si ha verso l'ambiente. Bisogna farci un po' caso, no? Perché ciò che esce sulla pelle lo esce ed è visibile in teoria. Mi spiego, se ho una dermatite sul volto, una rosacea, tutti lo vedono e quindi è una sorta di protesta civile. C'è qualcosa che non mi va in questo ambiente, però la gente vede che c'hai pure la dermatite e quindi ti schifa ancora di più. Qual è la patologia più difficile? La tomba del dermatologo è la psoriasi. No, la psoriasi colpisce zone del corpo che di solito il paziente non vede, è dietro la nuca, dietro le ginocchia, dietro i gomiti. Quindi sono problematiche che il paziente non vuol vedere. E quindi se c'è una risposta anche in termini di somatopsichica, è un paziente che non vuol sapere di avere dei problemi. Ed è il motivo per cui se non ha questa consapevolezza è veramente difficile poi da curare. E guarda caso è sempre una patologia ormai viene trattata come una patologia autoimmune. Quindi cioè, uno non vuole ammettere le sue colpe, se le tiene dietro le spalle e guarda caso poi la psoriasi, la parte finale della psoriasi è l'artrite psoriasica, no? Quindi colpisce le articolazioni creando una grave invalidità, no? Quindi a livello di percorso, di conoscenza, è un disagio che non voglio ammettere e che poi dopo io comunque, anche se lo ammettessi, non potrei fare più niente. Io perché questo ginocchio non lo muovo, questa mano non la posso usare, questo gomito è bloccato. No? Quindi siamo sempre lì. Il percorso, noi dovremmo capire cosa ci permette o non ci permette la malattia, no? Perché a volte veramente noi ci ammaliamo perché abbiamo la scusa di non fare. Cioè, è il potere della malattia, no? Anche questo è un bel tema, no? Perché ci sono persone che forse non vogliono guarire. Ah, non possono, perché fare una riflessione forse sarebbe talmente demolitiva che non se lo possono permettere, no? Come a volte l'analisi non sono convinto che sia per tutti, anche un certo tipo di medicina forse non è per tutti, cioè se non sei a un livello minimo di consapevolezza, no? Ci devi arrivare. E poi ci sono persone che forse non vogliono guarire perché la malattia gli dà potere, con questa malattia hanno un potere sugli altri, esercitano in un certo senso la compassione o il controllo o il dominio. Io vedo, mi succede, vedo magari una signora che viene dal sud, è il classico viaggio, no? Perché viene dal sud? Perché viene accompagnata da quattro figli, non uno, quattro. Quello che è qui ha chiamato, ma lei si fa accompagnare da tre figli, è in lutto. Ma giuro, è successo più volte, ma signora, ma venga, venga, ma quanti anni ha? Dai, 61, 61. È mostri 80, vestita di nero, dico, ah, signora, ha perso il marito, sì, qua, 15 anni fa. Capisci? Il lutto 15 anni prima, i figli lì, lei è il lutto istituzionalizzato, perché questi figli sono ai suoi piedi. E nel momento in cui guarisse, perderebbe questo privilegio. No, quindi la malattia è un mondo è fantastico in un certo senso, cioè è da esplorare. Poi la malattia, essendo anche dell'anima, è un dono dell'anima. Ci sono persone che si ammalano
ma l'anima ammala il corpo di quella malattia per salvare altre anime. Quindi ogni volta che noi incontriamo una persona che amiamo si ammala, ci cambia nel profondo. E ogni volta che io mi ammalo, cambio nel profondo chi mi sta di fianco. Allora a volte è solo una malattia che permette un perdono, un riavvicinamento, una partenza, no? E quindi dietro la malattia sono i bambini, no, che si ammalano. Che colpe hanno? Ecco, però davanti a un bambino che si ammala, tu puoi essere milionario, essere l'ultimo dei suoi usceri, e se c'è un bambino che ha la leucemia, c'è un bambino che ha la leucemia, siamo tutti uguali, lì. E allora la malattia ci dov'è, quello che ti dicevo prima, la dignità della malattia, no? Perché la malattia è un grande strumento e ci sono persone che... Vedi, io vedo persone che hanno un tumore anche avanzato e fanno conferenze, girano il mondo, parlano della loro esperienza. E persone che hanno la sindrome colon irritabile perdono il posto di lavoro perché vanno in depressione, hanno sempre la diarrea, non hanno più una vita sociale, cioè bastava togliere il latte, no? Ecco, e però tu capisci che davanti a una persona che ha una sindrome a colon irritabile, che per il gastroenterologo è il nulloma, non c'è un cazzo, no? Cioè, c'è un po' di colite. E però se tu vivi nell'angoscia di dover andare 5 volte in bagno, hai la vita rovinata, no? Quindi in ogni malattia c'è una dignità, c'è una dignità. Non ci sono pazienti serie A e di serie B, in un certo senso. E quindi, ripeto, dietro la malattia, per chi fa questo lavoro, c'è un universo da esplorare. Ogni paziente è unico, no? Perché ognuno di noi è unico. È unico perché il nostro DNA è solo nostro e quindi non c'è una persona uguale all'altra. Il motivo per cui funzionano fino a un certo punto, se funzionano i protocolli, no? Dove dividi al secondo del sesso, dell'età, ma ognuno è diverso, non puoi paragonare. È come l'italiano che in media mangia un pollo, ce ne sono tanti che non lo mangiano, no? E anche lì vedi davanti a un paziente, io parlo a ruota libera, hai capito, no? Ci piace Il così, i commenti potere, no? sono tutti piace così. Sì. Dai, davanti a un paziente, per esempio, oncologico, ecco, noi medici non siamo stati educati al dono della parola, cioè noi non capiamo il potere, molti, non tutti, che ha la nostra parola, no? Perché tu con una parola puoi dare una speranza, uccidere una persona. Ora, viene da te un paziente, tu puoi dire, guardi, lei ha questa patologia, allora noi ci cureremo, però insomma la sopravvivenza è 3 anni, vediamo di chi. Cazzo, è scattato il countdown quando esce. Meno 3 anni, 2 mesi, eccetera. Se invece tu hai lo stesso paziente, dici, guarda, lei ha questa patologia, è brutta, vabbè, però cambiamo alimentazione, eccetera. Poi le statistiche, guardi, le statistiche sono entrati tutti, ma lei c'è solo lei così. Quindi il suo tumore c'è la sua. Allora, occupiamoci di lei. Io non so dirle quanto è, ma quando sarà il momento, se sarà il momento, e poi magari diamoci da fare. C'è qualcosa che lei vorrebbe fare prima? E cominciamo a occuparci di questo, no? E dai, non è una speranza, una motivazione. Allora tu vedi queste persone che vanno avanti oltre ogni aspettativa, poi magari diventano nonni, nasce il bambino, il nipotino, lo muoiono. Cioè, hanno passato il testimone. Ma doveva morire 6 anni prima. Invece no, allora ci sono questi miracoli a volte, no, che succedono. E però con la tua parola tu l'hai un po' anche salvato o l'hai ucciso, vedi? Se noi tutti noi ci siamo allati, allora se uno pensasse, no, com'eri tu quando eri davanti a un medico che stava dandoti una diagnosi, ma tu gli leggi il labiale, se lei in attesa pendi dalle sue labbra, no?
Tante volte ti rispondo guardando il computer, guardando gli esami, ma come guardi in faccia? Ecco, allora mettiti in quei panni, ecco, perché purtroppo dipende anche dalla tua parola, dal modo in cui la dici, che non è una speranza. Secondo me è ridare alla malattia un'altra dimensione, ti ripeto, perché poi l'universo vede e provvede, non c'è una possibilità diversa. La nostra unicità è la nostra salvezza. Ma perché la nostra salvezza? Perché la nostra unicità, essendo noi unici, è la nostra perfezione, no? Io sono unico, essendo unico sono perfetto. Ci sono solo io così. No? Tu sei perfetto, Mara qui di fronte a me si sta annoiando, è perfetta. Cioè, siamo miliardi di perfezioni. Poi sono più perfetto o meno perfetto di te, questi sono inganni della mente, no? Però la mia perfezione è ancora lo spirito che è qua dentro. Per quello che ti dico, se io lavoro per la mia perfezione, c'è un universo che vede e provvede, io sto già provvedendo a me stesso attraverso l'affidarmi all'universo. Però devo pensare che c'è anche un universo, che non c'è solo una chemioterapia, che non c'è solo un farmaco e una PET che devo fare ogni 3 mesi. Ecco, non... Ma sai, una riflessione c'è nel secondo libro che ho scritto, e questo è tempo che ci ho pensato. Io ho questa scrivania. Qui sono da poco, ho sempre avuto una scrivania e due sedie di fronte, no? Perché spesso uno viene accompagnato. Poi una terza sedia, per esempio, se c'è un bambino che accompagna il genitore. Ecco, però ma ti giuro, sono anni, no? Che ogni volta che vedo un paziente, siamo io, lui e la sedia libera, in realtà quella sedia è occupata, ed è occupata dalla morte, che accompagna il paziente, no? Perché il paziente e la morte sono qua così, e in un certo senso la morte se lo vuol prendere. E io sono qua a dire: aspetta, proviamo. Non so se ti ricordi, c'è segnato Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, che è un film bellissimo. No? Secondo me, chi non ha la mia età non l'ha visto, in bianco e nero, dove questo crociato gioca a scacchi con la morte, no? Viene a prenderselo. E lui però questo sta tragedia, gioca a scacchi. E è una battaglia lunghissima, eccetera, e alla fine cede. Ma cosa è successo? Nel frattempo, nel film c'è una carovana, dove c'erano anche dei bambini, che erano la tappa successiva della morte e che si sono salvati perché la morte è stata inchiodata giocando a scacchi con il cavaliere. No? Quindi a volte il medico si mette a giocare a scacchi con la morte. Cioè, tu hai 3 mesi, io per almeno 6 mesi non te lo do, per un anno non te lo do. Ecco, questo è un pensiero, perché chi fa il medico ha a che fare con la vita e con la morte. Quindi se non entri in questo pensiero, no, che esiste anche quella e che a volte è anche la fine di una vita, quindi parlo anche di alcuni accanimenti terapeutici, cioè che quindi, insomma, perché si ha un po' paura, no? Di in realtà è una cosa che dobbiamo affrontare, no? Io ho litigato, quando lavoravo ancora con ATS, a un corso me ne sono andato via perché c'erano queste delle cure palliative che dicevano: no, ma con le nostre flebo, eccetera, abbiamo fatto sopravvivere per 3 mesi questi pazienti che erano in coma profondo, si risvegliavano. Dicevo: ma cazzo, ma tu è in coma profondo, lo risvegli e cosa gli regali questo? Dolore, sofferenza, vedere i genitori o i figli che sono lì a guardarti, ma lascialo morire in pace. Cioè, che 3 mesi gli hai regalato? Ma è vissuto, ma quella non è vita, no? Ecco, bisogna anche uscire da questo concetto sulla dignità della vita, che fa parte della dignità della malattia, poi, che fa parte della dignità dell'essere umano. Ecco, quindi dobbiamo occuparci di questo anche, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo un paio di domande. Visto che vai a ruota libera, te le lancio subito Sì, così poi le hai gestisci. seguito
Le gestisci tu e va benissimo così, sono Pronto. tutti molto contenti, insomma, abbiamo numerosissime persone collegate, quindi insomma, le tue parole interessano. La Coppa Italia, perché non guarda il calcio. Esatto. Allora, una rapida domanda sulla micosi ai piedi, cosa può significare secondo appunto l'esperienza somatopsichica di cui parlavi? E poi da un'altra parte, Melissa e Isabel chiedono da consulente come terapista alimentare in medicina tradizionale cinese, da persona che tratta neuroscienze, neuroplasticità. Interessa sapere la modalità con cui hai trovato la correlazione tra l'archetipo specifico e la tipologia di cibo assunto. Chiedono se sei partito forse dall'espressione delle cinque trasformazioni e caratteristiche peculiari delle stesse con relative espressioni emotive e fisiche indicate da Jung nella descrizione di diversi archetipi. Lancio questi input. Sì, sicuramente ho fatto una roba lì che io e Jung eravamo così in un'altra vita. No, e fa parte della, vabbè, chiaramente uno legge, assorbe una parte, in realtà tira fuori. Io dico sempre che siamo un pieno che deve uscire, no? Quello per cui i nostri ragazzi hanno fatto la scuola steineriana, no? Quindi un pieno che deve uscire, non un vuoto da riempire, no? Quindi sono delle cose che sono già dentro di noi, insomma, è un paragone, non per dire, ma non è che mi reputo, no? Michelangelo non ha scolpito la Pietà, l'ha liberata dal marmo. Era già dentro, l'ha tirata fuori, no? Quindi non l'ha presa e scolpita, l'ha liberata, c'era già, lui l'ha liberata. Ora tante cose noi le tiriamo fuori perché ce le abbiamo già. Poi come ci arriviamo, il percorso più o meno, quindi sono cose che hai già dentro, vengono fuori. Io ci ho messo 2 anni fa, te ne ho parlato 2 righe, poi ho lasciato perdere, poi vedi dei pazienti, è una sorta di evoluzione, insomma, ecco, quindi non, sai, la stessa cosa ognuno la vede anche attraverso un altro percorso, quindi poi alla fine diciamo più o meno tutte le stesse cose, tutte le strade portano a Roma, ognuno fa il proprio percorso, io magari amo i sentieri, ecco, non amo le autostrade, sicuramente, sono scomodissime secondo me. E invece per quanto concerne la micosi, lì, ecco, per esempio, è importante per la medicina cinese capire il dito, perché sono i meridiani partono anche dalle dita dei piedi, vedere se c'è un dito invece un altro, qual è il meridiano che è relato a questa lesione. Poi la micosi, in ogni caso, dietro una parte micotica è un parassita, no? E quindi dietro i parassiti c'è sempre da fare una riflessione su quali sono i parassiti che uno nutre nella vita. Sono persone, situazioni, pensieri, a volte parassiti, no? Che ti tolgono energia in un certo senso. Quindi è tutto, sai, c'è un mondo nel piede, no? Bisogna capire, però ecco anche lì la micosi. Questi miceti si nutrono, e quindi un ambiente micotico si nutre di sostanze ben precise, perché micosi sempre nasce comunque nell'intestino, e tu pensai che zuccheri e lieviti sono il terreno fertile su cui poi questi microrganismi possono proliferare. Ecco, quindi ti ripeto, come in ogni circostanza, un'alimentazione, perché magari può anche essere vegano, che ne so, no? Può essere, no? Visto che siamo un po' tutti tra di noi, però se uno si beve 2 birre al giorno, c'è una pancia piena di miceti, e quindi magari predispone, perché magari una scarpa stretta che gli hanno dato un po' in ipossia, ci sono mille cause, e però quel dito però è legato al meridiano del fegato, e quindi una serie di concause. E allora partiamo dalla cosa più semplice: mettiamo a posto l'intestino, cambiamo alimentazione.
E poi andiamo a vedere insieme se ci sono delle situazioni che vivono alle spalle, insomma, che tolgono energia in un certo senso, ma che ci danno potere. I parassiti è vero che ci tolgono energia, ma dipendono da noi. E quindi ci sono persone che alcune situazioni, alcuni pensieri, alcune persone non se ne vogliono liberare perché hanno potere. Allora, liberarsi vuol dire perdere il potere. Non è che sono tutti disposti, insomma. Quindi, cioè, sai, da una micosi del dito si parla dell'universo, o si mette anche una bella spennellata di antifungino e guarisce magari, non lo so, ecco. Però, magari guarisce veramente anche prima, però magari ti sei perso la possibilità di fare un viaggio, no? Ti metti o ti prendi, no, il problema è che ti danno il Lamisil, adesso non sto scherzando. Che è un farmaco altamente epatotossico. Difatti dicono di controllare la funzionalità epatica ogni 3 mesi per una micosi. E se è vero che poi siamo epatocentrici, quindi questo farmaco magari depella la micosi e poi ci espone a ben altre patologie, no? Quindi abbiamo un bel dito del piede bellissimo e possiamo marci dentro, magari, no? Per dire. Non so, sì, Eh sì, sempre una possono visione. essere tante cose, però ecco, ci sono tanti spunti. So, lì poi c'è il paziente, no? La narrazione del paziente, o quello che è in grado di narrare o quello che vuole narrare, ecco, perché poi... Ma sai, tante volte come ben vedi, sono uno che ha l'eloquio molto, molto, molto facile. Allora, a volte è difficile perché davanti una persona mi vede per la prima volta, può essere diffidente, a parte che se viene perché mi conosce di solito, però io non lo so, è un'altra cosa che mi è stata insegnata, che tutti noi abbiamo, no? Che è il sesto senso, no? Quindi io mi rendo conto che a volte davanti a un paziente comincio a parlare di cose che non conosco, di eventi che poi riguardano veramente il paziente, no? E spessissimo il paziente mi dice, ma lei... Chi gliel'ha dette queste cose? E perché quella micosi del piede mi fa venire in mente delle cose. No, sai, al medico non è stato insegnato il buon senso. A me, io cerco di insegnarlo ai medici più giovani che mi è capitato di formare o di incontrare. Allora, il buon senso, no? Quindi tante cose hanno un senso, anche no. No, quello che diceva prima, questo accanimento terapeutico ha un senso? No, allora lascia perdere. E poi il sesto senso. No, chi fa il medico è in contatto con delle vibrazioni che solo chi ha avuto, che non è una vocazione, una chiamata, però forse anche sì. No? Se uno fa questo lavoro perché è un lavoro difficile, non... Difficile perché è impegnativo, no? Perché non è mai finito, perché non... è uno dei lavori più faticosi e meno retribuiti forse del nostro sistema. Quindi se lo fai perché ci... Ecco, chi riesce a farlo in un determinato modo ha questo senso. E cosa vuol dire? A un certo punto è come se una sorta di vocina ti parlasse ed è contro... Il protocollo è contro quello che, però è quello, cioè tu devi avere il coraggio da medico di dirlo. Poi sembra anche un po' fuori, un po' così, però è difficile non centrare. Devi davanti al paziente dirgli quello che lui sta suscitando in te. Poi lui spessissimo si riconosce, quindi sono delle cose che magari non c'è troppa voglia di dirtelo, anche perché te lo deve dire, no? Sono qui per il tuo dito, ti devo parlare quello che faceva mia madre, che no, no? Quindi capisci? Però sono delle cose, ti ripeto, non... io l'ho allenato da subito, mi ricordo, facevo il pronto soccorso, ma io non sono un grande medico, no? Ti giuro, non... Rispetto al sapere di tanti miei colleghi, mi sono sempre sentito un po' piccolino, no? Poi
Poi ho scoperto che molti medici hanno una cultura di settore, no? Quindi sanno tutto di quello, poco. Io so poco di tutto e quindi bene insieme me la cavicchio, no? Allora, però vedi, forse questa cosa la conoscevano, per cui magari andavano a dormire la notte, allora si potevano, c'era questo afflusso di resto. E io stavo ad aspettare che arrivassero, poi a un certo punto. Mi ricordo più di una volta il capo infermiere dice: "Guardi, dottore, dimettiamo questo paziente. Ha appena fatto un ECG di controllo, gli esami sono alla norma, lo lascerei andare. Chiamiamo che firmiamo." Vabbè, me lo faccia vedere. Questo qui aveva una faccia che non era una bella faccia, no? E allora chiamavo il medico di guardia e dicevo: "Senti, ma tu lo dimetti questo?" "Ma sì, cazzo, hai visto, gli esami sono a posto, cioè, vieni a vederlo in faccia." E lui lo guarda in faccia e dice: "Ma senti, teniamolo qui fino a domani mattina." Alle 5 gli veniva l'infarto, questo qui. Cioè, all'occhio dell'infarto. Cioè, non stava bene, lo capivi. L'ECG è normale, gli esami normali. E però, se tu, io non lo so, ma male senti se ti alleni, eh? Certo che se sei lì, guardi gli esami, eccetera, e tante volte purtroppo quando succede la mala sanità, ma perché non hanno neanche guardato, ma perché ne hanno 20 da guardare, poi non, per l'amor del cielo. Ecco, però ecco, affidarsi a quello che ti viene dal dentro e dire: "Ma questa cosa qui non è quello che pare." Quindi il dubbio, vedi, il più grande strumento di diagnosi del medico è il dubbio, cioè io non devi dubitare su tutto e se non dubiti e hai una certezza, allora lì secondo me sei lontano dalla verità. Ecco, devi dubitare delle evidenze, perché la verità non è quella che comunemente si vede, c'è cioè una verità sotto la verità. Ecco, magari bisogna andare anche a ricercare quella. E davanti a un paziente, ti ripeto, che viene perché ha il colon irritabile, in realtà c'è una bambina che è stata abbandonata da un genitore, per esempio, no? Però il colon irritabile, però una rabbia antica. Perché a volte i bambini si colpevolizzano, no, nella loro cosa, e questo poi col tempo ha sviluppato un'ipersensibilità dell'intestino, che è il secondo cervello, che forse è il primo, che va a sovraccaricare la colecisti. Se la colecisti è sovraccarica, poi tutta la parte di flusso biliare colpisce l'intestino, questo intestino comincia ad avere dei grossi problemi. Il problema è la colecisti, è la rabbia, no? Relata a quell'ingiustizia che ha vissuto quando aveva 9 anni. Ecco, quindi, però, sai, se tu non chiedi chi era 9 anni, però se ti alleni, a volte veramente, se tu guardi negli occhi un paziente, tu forse riesci a capire in che anno è bloccato, no? Ci sono delle persone adulte che hanno l'occhio del bambino. Non è difficile andare a presumere. O dei ragazzi giovani che hanno degli occhi che sono occhi di chi ha già visto troppe cose, no? Quindi sono occhi di una persona che è cresciuta troppo in fretta, quindi magari non ha più neanche tante speranze, no? Perché gliel'hanno rubate, insomma. Ecco, semplicemente guardando negli occhi, però, dobbiamo guardare, insomma. E nei tuoi libri di storia come queste ne racconti? Ne racconti Sì, parecchio. Ce ne alcune mi sono messo a piangere mentre le scrivevo, con un deficiente, no? Veramente, no? Perché poi ti immedesimi, no? E c'è una parte, insomma, sai, io sono molto sensibile, c'è questa parte sensibile che viene fuori, sono storie di persone sensibili, chiaramente, ma perché siamo tutti sensibili,
È il mondo che ci indurisce in un certo modo, o l'archetipo, no? Sai, di quelli della mia età sono cresciuti con l'archetipo del guerriero, no? Siamo cresciuti soldatini avanti in marcia, non si piange, e ti sei forgiato da guerriero, no? E mangi come un guerriero, mangi veloce, mangi tanto perché c'è la guerra e tu hai voglia di dirglielo, è più forte di lui. Ecco, allora magari il compito mio davanti a questi pazienti e spiegargli che l'hanno fregato perché la guerra non c'è stata. La guerra è finita, ma forse non c'è neanche stata, no? E questi stanno ancora in combattimento. Ma con chi combatti? Contro te stesso alla fine, no? Perché non serviva, no? Però insomma è l'archetipo, cioè il maschio da sempre c'è stata la guerra. Sono 50 anni, no? Che non c'era la guerra. In realtà l'abbiamo avuto una 4 anni fa, ma non ce l'ha detto che era una guerra batteriologica, però è passata sotto silenzio, ma abbiamo vissuto una guerra vera, motivo per cui è andata come è andata, no? E chi ha disertato la guerra, tra virgolette, è stato un po' punito, no? Perché è andato, vabbè. Ho E ancora qualche invece domanda, Roberto, ancora qualche domanda. le mie coetanee sono cresciute, sì. Sì, ma finiscono, poi d'accordo, ma c'è. Sono, e questo è il signore che io vedo più spesso, hanno l'archetipo dell'angelo custode, no? Quindi sono le croce rossine, coloro che si sono occupati di tutto nella vita tranne che di se stessi. Ecco, non è mai troppo tardi, no? Cominciamo a occuparci anche di noi stessi, non solo degli altri. Ok. E si mangia come? Ci dai anche Dimmi. qualche chicca sul discorso alimentazione? C'è anche? Ci dai anche qualche chicca sul discorso alimentazione, così creiamo. Un attimino, beh, nel primo libro La deriva dell'alimento, qui spiego il discorso del microbioma, spiego, c'è un passaggio relato che è importante in chi ha un'idea sull'alimento. La digestione viene fatta a livello per la medicina cinese, non dall'intestino tenue, no? In realtà anche nella nostra anatomia è così, noi pensiamo non ho digerito la digestione, ma lo stomaco scinde, non digerisce, no? Scinde gli aminoacidi, le proteine in aminoacidi, poi i saccari, i monosaccari, la vera digestione arriva a livello intestinale, no? Quindi intestino tenue, che si dice separi il puro dall'impuro, ciò che è puro energia vitale. Ciò che è impuro viene gestito da vescicola biliare, vescicola renale, finché ce la fa. Allora, domanda, che cos'è puro? Cioè, parliamo di puro. Ecco, allora, facciamo una riflessione su cosa è puro. Allora, se io ho un chicco di riso integrale, lo pianto e viene una pianta, e lo pianto per terra, cresce la pianta, quindi è puro, un germoglio è puro. Ecco, una fetta di carne faccio un po' fatica a trovare la purezza, a proprio essere. E a livello energetico, ogni organo è collegato a un viscere. Allora, intestino tenue è un viscere. Qual è l'organo collegato a livello energetico all'intestino tenue? Quindi, viscere, intestino tenue è collegato al cuore. Allora, ciò che è puro per l'intestino tenue è puro per il cuore. E allora questa è un'altra domanda che dobbiamo farci, no? Questo alimento quanto mi fa bene al cuore? Cuore non come organo, ma come casa dello scempio, cioè quanto fa bene al mio spirito, alla mia evoluzione, all'amore che dovrei esprimere, ospitare e trasmettere. Ecco, quindi in questo senso una risposta sull'alimento mi sembra anche abbastanza importante, insomma. Quindi, senza parlare di parte organolettica, sono d'accordo, no? Biochimica, dove puoi anche riuscire a dimostrare delle cose che lasciano il tempo che trovano. Però, ecco, alla fine parliamo di noi siamo animali che viviamo di energia. Allora, qual è l'energia che ci serve? E tutta gli
gli alimenti che sono raffinati è un'energia che bruciamo immediatamente, no? Noi siamo in fondo, forse siamo dei diesel perché dobbiamo durare e non puoi dargli la benzina anche se verde, gridi dopo un po'. Allora, tutti questi alimenti estremamente raffinati sono sicuramente nocivi. Poi, ti ripeto, cosa è sano per il mio intestino, cosa è puro e cosa è impuro invece anche per il mio cuore, ecco, quindi questo è c'è già la risposta nella domanda in un certo senso, ecco, quindi dove dovremmo portarci nel nostro processo evolutivo, quindi una persona che è saggia magari queste cose dovrebbe averle tessue nella vita, no? Se ha avuto tempo, insomma, ecco, quindi questo è un percorso che attraverso l'alimentazione ci dovrebbe portare alla saggezza. Il saggio è, torniamo a un argomento che abbiamo detto prima, è colui che non ha paura della morte, no? Per esempio, perché morte e vita sono la stessa cosa, è un grande inganno, insomma, ecco, quindi arrivare alla saggezza vuol dire essere al di sopra dell'alimento in un certo senso, perché l'alimento di per sé non è altro che uno strumento, no? Uno strumento per far sì che la nostra vita abbia un senso, perché la nostra vita è importante per noi, ma è importante per tutti, no? Un'ultima cosa, poi magari annoio, no? Parlavamo prima di microbiota, no? Allora, ognuno di noi è un batterio della terra, è piccolo così. E pensiamo che magari la terra se ne freghi di noi, no? Sono un piccolo batterio, no? Però questo piccolo batterio si nutre, questo piccolo batterio produce delle scorie, questo piccolo batterio consuma energia, ed è responsabile dell'ecosistema, del microbioma. Allora, io credo se una massa critica di batteri prenda un certo tipo di consapevolezza, allora forse ci sarà un grande cambiamento. No, io sono una, dico sempre questa, così immagino, sono una piccola formica, no, che calpesta la terra, una formica. Se però miliardi di formiche insieme si spostano a destra, un passettino la formica a destra, miliardi, cambia l'asse terrestre. Ma se manca una formica non succede. E allora io magari sono quella formica che stiamo tutti aspettando, no? Quindi se l'ho già fatto, aspetto tutte le formiche che vogliono fare questo passo insieme, insomma. Ecco, quindi è questa la mia speranza. Ecco, però, ripeto, non possiamo pensare, beh, poi tanto è inutile, lo faremo, ma tanto io cosa posso fare? Cazzo, tu puoi fare tu, puoi fare tutto, puoi fare. Sei indispensabile. Perché potresti essere tu l'ultimo che mancava, non puoi pensare di tirarti indietro, insomma. Ecco. Quindi chi arriva a un certo tipo di consapevolezza capisce che non può tornare indietro. Quindi a volte forse è meglio essere un po' ignoranti, perché poi alla fine non lo so. Però ecco, se siamo qui, ci è stato dato questo dono, questa possibilità di riflettere, allora non tiriamoci indietro, ognuno faccia il suo, perché è importante che tutti facciano la loro parte, no? Quindi il mondo aspetta solo uomini e donne, o donne e uomini meglio, di buona volontà, ecco, perché poi occorre la volontà, però insomma siamo qui, vale la pena, sicuramente vale la pena ancora. Ti chiedono Roberto, Sì. allora, integratori per il fegato, tarassaco cardiomariano, sei dei suggerimenti, e poi chiedono significato sempre somatopsichico di calcoli renali e pancreas. E sai, gli integratori, poi tutto funziona e poi bisogna vedere com'è il tuo fegato. Infatti io sono un kinesiologo, quindi testo kinesiologicamente i rimedi, per cui magari il tuo fegato ha bisogno di più calcio mariano, più bisogno di altro,
o di un altro tipo di integratore o dei rimedi. Io di solito vado un po' più in profondità, uso dei rimedi che lavorano sull'impregnazione cellulare, quindi su un fegato in cui queste tossine magari sono 20 anni che hanno impregnato il fegato. Quindi caldo mariano va bene, però insomma è come pulire un tavolo che non viene lavato da 15 anni con un po' di alcol. Sì, sì, pulisco, ma non lo ammesso che sia possibile, non tornerà più il tavolo di prima. In realtà si può anche pensare di tornare a quello che era il tavolo, magari gli diamo una verniciata e torna come nuovo. Quindi i rimedi funzionano, funzionano tutti. Se non funzionano è perché il rimedio di per sé funziona, perché non era appropriato, no? Però siamo sempre lì, ognuno ha il proprio fegato e quello che ha mangiato è quello che nella vita, il fegato è l'organo del coraggio, quindi sono tutte le prove di coraggio che si è sottoposto, tutte le critiche che ha avuto e il suo fegato, ci lavoreremo. Invece lo scende il rene, l'energia vitale, il sentimento relato al rene è la paura. La vescica è il contenitore delle paure, no? Quindi dietro problematiche relate alla funzione renale c'è sempre la paura. E la paura è la paura dell'abbandono, la paura di non essere riconosciuti, la paura di essere lasciati indietro. E ogni calcolo è proprio un episodio dove questa paura si è concretizzata, no? E quindi, al di là dell'alimentazione, perché si formano, eccetera, c'è sempre da lavorare su questa paura. Tu pensa, abbiamo vissuto con i nostri figli l'enuresi notturna, no? A un certo punto, a me è capitato, magari il bambino tardano a venirlo a prendere perché c'è traffico e quindi tutti i bambini vanno a casa e ti dicono: senti, torna in aula, adesso il papà arriva, stai tranquillo, no? E sì, ho capito, però quei quarto d'ora c'è l'abbandono. 2 sere dopo inizia l'enuresi notturna, perché il bambino cosa fa per esorcizzare questa paura? Rilascia l'urine, però guarda caso, bagna il letto, dove va a finire? Nel letto dei genitori. Quindi riconquista quel posto che pensava fosse stato tolto. Ma questo è un piccolo esempio, no? Quindi dietro poi ognuno ha le proprie paure. Però vedi, la paura è il sentimento e il dolore che accompagna tutti gli esseri umani, no? È quello che erode l'energia vitale, perché tutti abbiamo subito l'abbandono della madre, no? Noi in teoria nasciamo, in realtà siamo espulsi al mondo da nostra madre, no? Quindi usciamo dall'Eden, dove era tutto insonorizzato, dove eravamo nutriti col contagocce, dove era tutto in penombra, al mondo esterno, no? Pensa a chi subisce una nascita attraverso un parto cesareo, addirittura neanche c'è l'ultimo passaggio nel collo uterino, c'è cioè l'ultimo massaggio della madre, no? Che è quello che si dice che poi forgia proprio il cranio, no? Quello che su dopo devono lavorarci gli osteopati. Ecco, quindi noi siamo espulsi al mondo e il primo sentimento che si radica nell'uomo è la paura è l'abbandono, no? Quindi poi tutta la vita noi avremo a che fare, ma tutti e nessuno escluso, con la paura di essere di nuovo abbandonati, di non essere riconosciuti, di essere lasciati indietro. E lì iniziano le maschere, no? Cioè io divento ciò che penso gli altri desiderano io debba essere per non essere abbandonato. E qui inizia il grande percorso, il grande inganno, no? Della mente. Per cui io divento questo personaggio e sarò sicuro. Poi chi è che si ammala? Io o il personaggio? Il personaggio che si ammala. Quindi la malattia arriva per uccidere il personaggio in un certo senso. Ecco, e per poi il messaggio finale che noi siamo espulsi dal mondo, poi tanto torneremo ancora lì, no? Siamo tutti insieme. Quindi questo è un altro grande inganno della mente, insomma. Però è così. Tutti ce l'abbiamo. Ecco, poi chi più chi meno dobbiamo elaborarlo.
e lavorarci, no? Quindi sai, il concetto che poi questa madre è quella che ci siamo scelti, i genitori li abbiamo scelti, siamo come loro, siamo la possibilità di essere altro, di ridare a loro la maschera che ci hanno appiccicato. E è tutto un percorso che poi in analisi viene fuori, eccetera, che poi va anche affrontato in termini di pratica medica relata proprio a quella che chiamiamo malattia. Ecco, quindi bisogna partire da lì, ma alla fine abbiamo tutti la stessa matrice, no? Quindi siamo imperfetti in quel momento in cui li nasciamo, no? E fa parte della vita, insomma. Ecco, quindi però questi calcoli, evidentemente, ci sono degli episodi che sono stati particolarmente importanti, hanno segnato di esperienza queste persone che mi hanno fatto questa domanda, insomma. Al di là dell'alimentazione, perché poi bisogna vedere quanto ti idrati, che cosa mangi, bisogna vedere che calcoli sono. Ecco, siamo sempre lì. Poi c'è anche la parte comunque di materia, che non possiamo, non è solo filosofia o esoterismo, eccetera, siamo anche materia. E torniamo lì. Quello che dico a spesso ai pazienti. Poi possiamo parlare di Freud, possiamo parlare di Jung, possiamo parlare di archetipi, possiamo parlare di taoismo, e poi se mi mangi la mozzarella però stai male. Quindi, ok, ho capito tutto, però la prima cosa magari non mangiare la mozzarella. E però è difficile, perché poi è quella che mi piace, quella che mi fa star bene, eccetera, e quindi dobbiamo partire da lì. Che poi togliere la mozzarella risolva tutti i miei problemi, non è vero, ma se non parto da lì, tutto è un bellissimo, diventa a volte veramente un'elucubrazione, un po' fine a se stessa. Lavoriamo sul corpo, lavoriamo sulla mente, lavoriamo sul percorso. Ecco, questo è quello che io chiedo ai miei pazienti una volta che li vengo a trovare, di avere un progetto di salute, no? Senza progetti non si va da nessuna parte. Ora, dobbiamo progettare un modo per stare bene. E il progetto, le basi di questo edificio, no? La casa della salute è appoggiata sull'alimento, eh? Se no va giù tutto. E allora lavoriamo su un alimento che abbia un senso, che sia un alimento puro, quindi sarà una casa con la purezza dentro, un edificio puro, insomma, non è male come idea di abitare in una casa pura, pulita, e non dove c'è tutto quello che ci si infila di solito. Ecco, questo è il progetto. Poi che non sia di facile, è difficilissimo. Che sia a volte disperante, anche di più. Però io credo che sia l'unico percorso, e poi umanamente cadiamo, il percorso dell'eroe, no? Che poi cade per poter risorgere, no? Quindi, insomma, chi ti riprende c'è sempre. Nel primo libro c'era un'altra metafora, no? Che è come se la nostra vita fosse una grande regata, no? Ci sono queste boe dove tu devi arrivare, e a volte hai il vento a favore, no? Quindi è facile, a volte c'è sei controvento, devi continuamente fare delle virate, controvirate, insomma, non è facile, però devi arrivarci. E ogni tanto si scuffia, no? Chi ha un po' navigato, quindi la barca si rovescia e finisce in acqua. Ecco, lì arriva il medico, secondo me, che dovrebbe aiutarti a rimettere la barca in assetto, ti fa risalire e poi magari ti spiega che, insomma, cazzo, se tiri la randa così, ma dove vai? Non puoi avanzare. Ecco, quindi in questo senso il medico è un po', sai, quando c'è un incidente in mare, arriva il motoscafo, no, che ti tira su, ti mette, poi dopo ti può anche portare a riva, hai finito di navigare, però che brutto, che peccato, no? Perché magari ci sono quelli che no, vieni, basta navigare, non sei capace, stai qui, stai sulla spiaggia, guarda gli altri. Sono
persone che hanno smesso anche un po' di vivere, forse, no? Quindi invece bisogna avere il coraggio di riprendere il mare con magari maggiore accortezza, e tanto ci sarà sempre qualcuno che ci verrà a aiutare. Finché arriveremo l'ultima boa, vinto, cosa ci danno? Niente. però intanto abbiamo fatto la regata della nostra vita, e questo è un pensiero che ho avuto nell'altro libro, che è andato molto bene, vero? Le mie Sì. edizioni. Sì. Anche Vai, per me con dei questo. capitoli, con dei titoli così intriganti, il futuro delle nostre radici, Dio è un ottico mancato, il libro della vita, Sì. il mondo in anagramma, la vita è una rogata, istruzioni per i naviganti, il sito dell'anima che hai citato, insomma, sono delle belle Sono... suggestioni. Insomma, io ho questo vizio dei simboli, delle metafore che di solito vengono usate. Chi è che si parla per via metafora? I bambini, no? Che non devi spiegargliela un po' semplice o fargli vedere qualcosa che possa. Allora il paziente sei un po' un bambino, no? Secondo me, che ti sta chiedendo un aiuto. E allora, con la metafora magari è più semplice, no? Ti immedesimi, cioè tu hai l'immagine e diventi colui che è sulla barca che è caduto. È molto più intrigante che pensarsi in un letto con una flebo, no? Sei solo caduto da una barca, non hai un Eh sì. problema. Uscire dall'ospedale e risali sulla barca, in un certo senso. Ecco. Quindi, e credo che il paziente si sia incuriosito da questa cosa. Se no, siamo nei soliti trattati di medicina o pseudomedicina, per l'amor del cielo, non va benissimo. Ognuno legge quello che a me ha sempre annoiato un po' profondamente. Lo sto scherzando. Però sono fatto così, ecco. No, è quello che si merita di essere, in un certo senso. E quindi niente, vedrai che questo nuovo A tavola con gli archetipi avrà il successo che si merita, e sto pensando un terzo, Perché adesso per anche adesso perché guarda lì, aspetta, ce lo godiamo, adesso ce lo lo godiamo. porteremo, certo, ce lo portiamo un po' in giro, diventerà anche uno strumento didattico per i corsi che farò. Parte una anteprima, una grossa collaborazione con il professor Berrino alla Grande Via, quindi nei seminari che farò, questo libro sarà anche un pretesto per comprendere a che livello di alimentazione sono, come posso evolvere, eccetera. Quindi diventerà anche uno strumento didattico in un certo senso. Poi io la butto lì, tante pazienti che si occupano della parte psicologica magari chiedessero cosa mangia il paziente, magari si farebbero anche un'idea più veloce o più completa di chi ha di fronte, no? Perché spesso viene trascurata questa cosa, non viene chiesto, no? Come se fosse, vedi, è l'unico atto che abbiamo volontario nella nostra vita, forse, no? Perché noi respiriamo involontariamente. Il cuore batte involontariamente, batte per conto suo. Ecco, mangiare lo decido io. Allora, dietro l'atto di scegliere come, quando, dove, perché o non mangiare, c'è tanto di me. Allora, anche chi lavora sulla sfera psichica è un bello strumento di riflessione e di aiuto, no? E per entrambi. E poi chi fa il medico invece del corpo, beh, quello lì è fondamentale, non poi non chiedere cosa uno mangia, cosa non mangia, quali sono le sue preferenze e quant'altro, insomma. Quindi dai, ci diamo da fare. Assolutamente. Prossimi incontri dove vederti dal vivo? Il primo sarà la prima presentazione domenica 21. Aprile, quindi tra poco, di domenica, sarà al Libraccio, di Viale Romolo al 9. È il Libraccio più grande che c'è tanto spazio, perché saremo in tanti, e
e mi hanno fatto questo favore, che sono anche amici oltretutto, di concedermi lo spazio di domenica. Di solito di domenica non si fanno presentazioni, ma la mia idea la facciamo di venerdì alle 11, alle 6 di sera. Chi viene? No? I miei parenti, quattro amici. Ecco, invece una domenica non gioca il Milan, non gioca l'Inter. Dalle 5 alle 7, e anche chi mi conosce, chi mi stima, che abita fuori Milano, eccetera, si fa un giretto e si annoierà un pochettino, però ecco, il 21 aprile, presso il libraccio di Viale Romolo 9, vi aspettiamo tutti alle 17. E più saremo, meglio è, ma sempre per quel discorso che abbiamo detto prima, no? Perché ognuno di noi è imprescindibile dagli altri, ecco. Quindi, al di là del successo che avrà o non avrà il libro, è poter parlare, far sì che alcune riflessioni vengano portate a più persone possibile, è fondamentale. La mia idea sul libro, poi, è magari è controproducente per una casa editrice, no? Però io dico, avete preso il libro, poi regalatelo questo libro. Cioè il libro è nato per girare, non è fatto per stare su uno scaffale, no? Scopo di un libro è essere letto. Lo leggo e lo metto nello scaffale. È morto già, no? Io lo leggo e poi lo regalo e chiedo che venga regalato, non... A me piace liberare i libri in un certo senso, no? In modo che facciano un giro. Quindi, poi magari se ne comprate tre copie e le regalate, ma se ci facciamo prima. Però ecco, una volta che l'hai letto, ti è piaciuto, fallo girare, no? Fallo girare. Sono sempre comunque così momenti di riflessione che possono aiutare, ma succede così, eh? Non, succederà così, insomma, Infatti, non è questione, sono obiettivo, sarà. Isabel chiude con quello che stai dicendo, e può essere poi anche un messaggio per salutarci. E, ha detto, insomma, ti ringrazia per questa serata, per questa chiacchierata, e, di quello che tu porti in ambito medico, e poi conclude con c'è speranza. Quindi. Sì, che non è. Non stiamo parlando di politica, no, quella è un'altra cosa, è un altro tipo di speranza, no? Esatto, Certo, esatto, esatto. c'è fede, è questo, no, un altro che ha un nome, no, beh, insomma, dai, ce la Va faremo, bene, ecco, ce la ce faremo, la ce la faremo. faremo. Ci hanno rubato tutti i modi di dire, no, ce la faremo, evviva noi, ce la faremo. L'ultima riflessione che faccio sempre alla fine, l'anima ride, no? Quindi le nostre anime stanno ridendo di noi, ma alla grande, però facciamo il possibile, insomma, dai. Bene, Perfetto. ti ringrazio ancora Roberto Bene. per essere stato con noi. Saluto tutti quelli, ecco, che hanno avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci. Io spero di non averli annoiati, perché io mi diverto come un matto, io starei qui fino a mezzanotte, perché non finirei mai, però chiaro, insomma, dai, fate una bella serata, una bella nottata, chi potrà, verrà dal vivo, ecco, e sarà ben accetto, se no avremo modo di incontrarci, ho in previsione alcune trasmissioni televisive, una serie di eventi, quindi ci sarà modo di incontrarci spesso anche, spero. Tu sei anche ospite a Telecolor con cui noi Sì, adesso devo collaboriamo. contattare, sì, dovrebbe partire, credo, una serie di trasmissioni, vediamo un pochettino, si tratta di concordare i temi, insomma, però ecco lì. Sono di casa perché sono libero, non ho censure, posso dire quello che voglio, non va in presa diretta, ma va 2 o 3 ore dopo che ho parlato, quindi non ci sono censure, si può parlare liberamente. Ecco,
E poi vedremo, insomma, invitatemi a parlare se avete un circolo, se avete una scuola, se avete un condominio, oltre che alle spese condominiali, parleremo di alimentazione. Ci sono, ecco, sono a disposizione. Ok. Ottimo, grazie ancora Roberto, grazie a tutti e una buona serata. A tutti, di nuovo, ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie anche a Mara, da dietro le quinte. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.